Bentrovati alla prima edizione del TG6. Dopo 12 giorni dalla grande nevicata e dalle ultime scosse di terremoto in alcuni paesi della montagna teramana, l'emergenza neve non è ancora finita. Si spala davanti casa e si contano enormi danni ad immobili pubblici, privati e strutture ricettive. La gente chiede misure urgenti per poter ricostruire e tornare alla normalità. Tante le storie da raccontare. Le ascoltiamo nel servizio di Tania Bonici Castelli. Il nostro è un viaggio tra i paesi montani del Teramano dopo 12 giorni dalla grande nevicata e dall'ultimo sisma. Un'apocalisse come la descrivono in tanti qui a Cerchiara o a Isola del Gran Sasso, dove i residenti sono rimasti intrappolati dentro le proprie abitazioni, sommersi da 3,5 metri di neve, senza poter aprire la porta di casa nonostante le fortissime scosse di terremoto e senza energia elettrica per 9 giorni. Una tempesta perfetta che lascia distruzione e dolore. Ora è tutto da ricostruire. Neve e terremoto insieme. Il terremoto insieme è stata una cosa paurosa. Proprio la mattina mi sono alzata, prima si sono abbassati un po' i gazebo. Poi appena fatto il terremoto si sono schiacciati. E io stavo qua, non potevano uscire nemmeno dalla porta perché la neve era altissima. Qui è tutto chiuso a San Gabriele, quando riapriranno i negozi secondo lei? Non lo sappiamo, ancora non sappiamo niente. Che vi hanno detto? Di aspettare e vediamo un po'. La luce? La luce l'abbiamo avuta dopo 9 giorni. E 9 giorni come avete fatto? Con le candele. Con le candele e basta, non si parlava né a telefono né con niente, noi non sapevamo niente. Cosa avete passato in questi giorni? Allora abbiamo passato un momento apocalittico, 3 metri di neve, col terremoto, no? Non potevamo uscire fuori senza luce, senza riscaldamento, senza linea di telefono, proprio guarda, è stata una cosa, io credevo che era arrivata la fine. I frigoriferi pieni, si sono rovinati tutti. Perché la luce è stata via quasi una settimana. E adesso che cosa chiedete voi? Chiediamo di interrompere i pagamenti almeno per un po' di tempo. E, che ne so, che venga qualcuno a vedere i danni che hanno fatto. Però qui non viene nessuno. Ritardi nei soccorsi, pali elettrici vetusti, infrastrutture viarie fragili hanno causato disagi inenarrabili a queste popolazioni dell'entroterra teramano. È vero che le previsioni meteo avevano annunciato nevicate abbondanti, ma ascoltando la gente del luogo si scopre che a memoria di nonni un fenomeno così imponente non si era mai verificato. Signora, lei è di Isola del Gran Sasso. In tanti anni mi diceva che non aveva mai ricordato una nevicata così grande. Non lo ricordo, insomma, pure da bambina, ma ne poteva fare di meno, 35, ma mezzo metro, diciamo mezzo metro. Una nevicata così eccezionale? Sì, sì, così mai, io non l'ho mai ricordata, ma non solo io, ci stanno persone di 80 anni mai ricordato una neve di questa. Qual è stato il disagio più grande che avete subito in questi giorni? Che mancava la luce. Vi hanno detto perché è mancata per tutto questo tempo? La luce manca sempre. Quando si fa un po' di neve, si spezzi i fili delle cabine, traliccio e traliccio. Dovrebbero metterle nuove. E i soldi dove sono? E intanto, dopo 12 giorni, ancora si spala davanti casa. Siamo qui a Cerchiara, siamo sotto casa di una coppia di anziani, fratello e sorella, hanno 84 anni. Questa stradina è stata allargata dal comune perché c'era un'emergenza, c'era un malato da portare via. La neve però è stata accumulata contro i garage dei due residenti che non possono prendere la legna per riscaldarsi. E poi c'è la storia del nido del focolare di Cerchiara, una casa famiglia fondata da Don Silvio De Annunzis che accoglie da anni bambini dai 0 ai 3 anni che una famiglia non ce l'hanno. La mamma di tutti loro è Suor Caterina. Nel mezzo dell'emergenza neve i vigili del fuoco le hanno proposto di evacuare con l'elicottero i 7 bimbi attualmente ospiti nella struttura. No, è stata la sua risposta, ho bisogno solo di gasolio per riscaldarli, 2 di loro sono gravemente disabili ed è più prudente restare qui. Lo spettacolo del Gran Sasso innevato che si gode da questi paesi è mozzafiato, nel guardarlo ora però c'è diffidenza, ci si sente traditi da questa meraviglia della natura che non ha risparmiato né le case né le vite della propria gente, ci vorrà del tempo per fare pace con la loro montagna.
E questa mattina a Teramo sono tornati a scuola gli studenti delle scuole superiori, mentre domani riapriranno quelle comunali in possesso delle verifiche di vulnerabilità. Sul piede di guerra le famiglie che ancora pretendono dalle istituzioni ulteriori controlli e certezze. Intanto gli alunni del liceo classico Delfico, in controtendenza, hanno deciso di rientrare a scuola ed opporsi alla protesta dei loro stessi genitori, che hanno così rinunciato al sit-in in programma per oggi in Piazza Dante. Il servizio. Riaprono le scuole superiori a Teramo dopo oltre due settimane di chiusura forzata per neve e controlli post-sisma. Con un giorno di distanza si tornerà a far lezione anche al liceo Milli e in 12 scuole comunali in possesso delle adeguate verifiche di vulnerabilità. Al liceo classico di Piazza Dante oggi le presenze hanno sfiorato l'87% di studenti in classe e sono stati proprio gli alunni ad opporsi alla protesta che loro stessi genitori avrebbero voluto mettere in atto con un sit-in silenzioso nel primo giorno di rientro a scuola. Ragazzi che in questa occasione si sono dimostrati molto più saggi, equilibrati e pragmatici. Noi come Consulta abbiamo semplicemente preso le distanze dalla manifestazione di piazza che doveva essere fatta questa mattina, seppur ne abbiamo riconosciuto la bontà di fondo di ciò che si sosteneva, ovvero chiedere comunque chiarezza. Abbiamo però individuato un'altra strada, che è quella istituzionale e delle professionalità appunto del settore, come quella maestra da seguire in questo momento di criticità. Noi abbiamo ritenuto opportuno non appoggiare questa protesta, innanzitutto perché sicuramente, come anche in altri casi, questa protesta non sarebbe stata ascoltata, proprio perché organizzata in maniera poco efficace, e di conseguenza avrebbe soltanto aggravato la nostra situazione, in quanto ci avrebbe fatto perdere ulteriori giorni di scuola. Anche al liceo artistico di Via Diaz e al Coreutico, situato nell'ala del convitto Delfico, le presenze sono state del 68% e considerato il numero di studenti pendolari si tratta di una percentuale assolutamente normale in caso di maltempo. Preside 86,4% di presenze, beh, un bel risultato, ricominciamo e torniamo alla normalità. Io direi di sì, che è un bel risultato, e poi c'è un clima di serenità, di tranquillità, questa è la cosa più importante, capito? Lei ha lavorato qui ed è stata qui sempre. Sempre, sì, sì. Sì, perché questa è la mia seconda casa, è la casa del cuore, no? Del cuore scolastico, perché io sono qui da tantissimi anni, tanti, e quindi conosco bene. C'è un clima di sicurezza. Sì, io sono sicurissima di me stessa. Torna così lentamente alla normalità, anche se il clima che si è instaurato tra le famiglie e l'amministrazione comunale di Teramo non promette niente di buono. Ecco perché la presa di posizione intelligente in controtendenza degli studenti del liceo classico Delfico dovrebbe essere un faro per tutti, ed è legittimo che davanti alle loro parole ci si commuova di orgoglio. All'Aquila due consiglieri comunali ex IDV chiedono la riattivazione della delibera del comune adottata dopo il sisma del 2009, che consentiva di costruire casette in legno anche su terreni agricoli. Una richiesta che arriva dopo gli ultimi eventi sismici. Giorgio Alessandri. A volte ritornano, parliamo di una delibera che il comune dell'Aquila varò all'indomani del sisma del 2009, la numero 58, che consentiva ai privati di far fronte all'emergenza abitativa costruendo abitazioni provvisorie e le cosiddette casette in legno, anche su terreni agricoli e sui quali in precedenza vigeva il divieto assoluto di edificabilità. Una norma che ha portato in alcuni casi a veri e propri abusi e che ha causato la nascita di migliaia di abitazioni sull'intero territorio comunale. Alcune di queste, nelle intenzioni dell'amministrazione, sarebbero da abbattere, visto che di condoni e sanatorie all'orizzonte non c'è neanche l'ombra. Ma finora questi abbattimenti programmati non ci sono stati, mentre è ancora acceso il dibattito sull'opportunità o meno di consentire nuovamente di costruire nuove abitazioni in legno alla luce dei recenti eventi sismici. Il rischio sismico con cui le nostre popolazioni dovranno forzatamente convivere ci spinge a chiedere la riattivazione, alla luce delle nuove normative, delle delibere che consentono ai cittadini di realizzare piccole strutture in legno, per esempio la delibera 58, dove chi ne ha necessità può trovare ricovero in caso di eventi purtroppo già vissuti. A chiederlo sono i consiglieri comunali dell'Aquila, dell'Italia dei Valori, ma fuoriusciti da tempo da quel partito, Giuliano Di Nicola e Adriano Durante, che si presenteranno alle prossime elezioni nella civica di sinistra, democratici e socialisti.
Un appello che assume peso perché Di Nicola è anche consigliere comunale di maggioranza con delega specifica alla protezione civile, mentre l'assessore Pietro Di Stefano da sempre sostiene che non è possibile ricominciare a costruire manufatti temporanei se non con legge nazionale e comunque bisogna guardare più alla ricostruzione delle case sicure che a nuove installazioni temporanee. Inoltre, proseguono i due consiglieri, se il legislatore nazionale, supportato dall'amministrazione comunale, lo riterrà opportuno, andranno oramai considerate patrimonio edilizio permanente tutte quelle casette di legno che hanno rispettato i parametri e le normative dell'epoca. Secondo Di Nicola Durante, è sotto gli occhi di tutti l'importante servizio reso da queste strutture in occasione delle sequenze sismiche che si sono succedute dal 24 agosto a oggi. Questa nostra richiesta, spiegano, è dettata dalla necessità e dalla preoccupazione di evitare lo spopolamento della città, rischio concreto e reale alla luce dei recenti accadimenti. Il sindaco di Rapino, Rocco Micucci, ha ricevuto il 29 gennaio dal centro operativo regionale una mail in merito ad una allerta valanghe con la quale dovrebbe inibire praticamente tutto il territorio comunale alla frequentazione della popolazione e quindi dei cittadini di Rapino. Nella mail di risposta del 30 gennaio, scrive il sindaco in una nota, ho dimostrato l'assurdità palese di tali indicazioni non corrobate da dati e cartografie inviata dal firmatario al solo scopo di pararsi il sedere, non a scopo effettivamente preventivo. Per Micucci occorre fermare questo delirio di deresponsabilizzazione istituzionale che sta provocando gravi danni in Abruzzo. Questa situazione di scaricare tutte le responsabilità delle decisioni sui sindaci da parte di organismi tecnici che invece dovrebbero fornire supporto e strumenti adeguati è inaccettabile. Questa ennesima allerta generica, esattamente come quella della Commissione Grandi Rischi per la possibilità di un sisma fino al 7° grado, rileva il sindaco, gettano nel panico la popolazione e rendono impossibile attuare procedure serie di prevenzione e mitigazione del rischio. Mi riservo di portare la documentazione alla magistratura per far verificare, conclude il sindaco, se nella comunicazione si riscontra, come ho spiegato nella mia mail, il reato di procurato allarme. E tra le aree più colpite dall'ondata di maltempo di gennaio ci sono le aree interne del Chietino, in particolare la zona della Maruccina. Il sindaco di Guardia Grele, Simone Dal Pozzo, chiede maggiori risorse per fronteggiare questo tipo di emergenze e parla dell'esposto alla magistratura contro i disservizi Enel. Paolo Renzetti. Tra i centri più colpiti dal maltempo, Guardia Grele, sindaci ormai che non sanno davvero cosa fare più, siete diventati i terminali di una vera e propria emergenza. Sì, soprattutto perché nelle fasi critiche bisogna prendere delle decisioni nell'immediato e soprattutto disporre di fondi che molto spesso, come è accaduto anche nel nostro caso, non sono immediatamente disponibili. Questo è il motivo per il quale una misura che necessariamente va adottata e che l'Associazione dei Comuni chiede è quella di stanziare immediatamente dei fondi, perché i comuni, soprattutto quelli piccoli ma anche medi come il nostro, hanno dovuto far ricorso a delle risorse e dei mezzi esterni, non potendo chiaramente sostenere l'impegno che era, insomma, doveva essere messo in campo in quelle ore da sole. Poi c'è anche l'altra questione del disservizio legato alla mancanza di fornitura elettrica per giorni e giorni in diverse contrade del nostro territorio, come anche negli altri comuni, in gran parte dei comuni della regione. Io ritengo che non si possa limitare una misura di indennizzo a quelle ordinarie che sono previste nei contratti di servizio, perché le famiglie che non hanno avuto fornitura per giorni dove magari c'erano delle persone anziane o disabili, insomma, si è tornati indietro di 100 anni nella gestione di questa emergenza. Quindi noi nell'immediato abbiamo fatto un esposto alla Procura della Repubblica che nell'immediato non dà dei risultati, ma comunque serve a noi per capire e per accertare le responsabilità.
Il rischio di valanghe sull'hotel Rigopiano era stato segnalato già 17 anni fa da una guida alpina che aveva presentato al comune di Farindola una relazione adesso acquisita agli atti dell'inchiesta della Procura di Pescara. Il documento è pubblicato in esclusiva online da Tiscali News. La relazione, datata gennaio 1999, è firmata da Pasquale Iannetti, guida alpina e membro della commissione poi disciolta nel 2005. Iannetti riferisce i risultati di un sopralluogo compiuto nell'area di Rigopiano il 12 gennaio del 99 e segnala che in merito alla possibilità di masse nevose, slavine o valanghe nell'area di Rigopiano, non vi è dubbio che sia il piazzale antistante il rifugio Tito Acerbo che la strada provinciale che porta a Vado del Sole possano essere interessate dal fenomeno. Descrivendo la situazione in quel momento, dopo le nevicate cadute il 17 gennaio, 5 giorni dopo il sopralluogo, Iannetti parla di rilevanti accumuli nella fascia di carico a quota 1800 metri e avverte che se le condizioni della temperatura dovessero cambiare rapidamente verso valori elevati, la neve in accumulo potrebbe scivolare a valle interessando le zone sottostanti. Quindi, scriveva la guida alpina, la zona deve essere tenuta sotto stretto controllo con un servizio di monitoraggio continuo. Ed è stato nominato il perito che dovrà provare a fare luce sulle cause dell'incidente dell'elicottero del 118 a Campo Felice, in cui hanno perso la vita, ricordiamo, 6 persone. Vediamo il servizio. La Procura della Repubblica dell'Aquila ha nominato un perito per acquisire nuove informazioni sull'incidente aereo che 7 giorni fa ha visto lo schianto di un elicottero del 118 sul Monte Cefalone, nel territorio di Lucoli, causando la morte di 6 persone dopo aver soccorso un turista che si era infortunato sugli sci nella stazione di Campo Felice, anch'egli deceduto. Il perito potrebbe fare un sopralluogo sul luogo della tragedia unitamente al pubblico ministero titolare dell'inchiesta, Simonetta Ciccarelli. Secondo quanto appreso da fonti dei soccorritori, sulla base dei primi rilievi e su come sono stati trovati i rottami del velivolo a tragedia appena avvenuta, una frazione prima di schiantarsi il pilota si sarebbe accorto della rotta sbagliata e avrebbe provato a correggerla rialzandosi di quota, senza tuttavia riuscire a evitare l'impatto con la montagna a quota circa 2000 metri. Secondo le prime risultanze, inoltre, l'inchiesta potrebbe concludersi senza alcuna iscrizione nel registro degli indagati, in quanto gli unici possibili profili da approfondire potrebbero rivelarsi essere a vario titolo quelli delle persone che erano all'interno dell'elicottero al momento dell'incidente, dove tutti hanno perso la vita. Allo studio degli investigatori ci sono anche i filmati, circolati sui media e sui social network all'arrivo del velivolo nella stazione di Campo Felice. Si nota in particolare che il motore non sarebbe stato spento, al contrario di quanto avviene normalmente quando si effettuano gli interventi, possibile sintomo di una certa sollecitudine del pilota nel voler ripartire per tornare all'ospedale San Salvatore dell'Aquila al più presto, viste le complicatissime condizioni meteo e la scarsa visibilità. Ancora cronaca, avrebbe finto la sua invalidità totale presentandosi ai controlli su una sedia a rotelle, incapace sia di parlare sia di muovere gli arti superiori, ma in realtà sarebbe stata tutta una finzione con la complicità di un medico. Con l'accusa di truffa in concorso ai danni dello Stato, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Avezzano ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare domiciliare nei confronti di una donna di 44 anni di Ortucchio, che risulta essere all'estero, e di un medico di 57 anni arrestato oggi. La donna, scoperta dai carabinieri del nucleo radiomobile di Avezzano, percepiva assegni di invalidità di circa 800 euro mensili. I militari hanno pedinato la donna per mesi, monitorandola nelle sue attività quotidiane. Quando non compariva davanti le commissioni mediche per i vari controlli, guidava e camminava senza problemi. 5 milioni di euro persi, scadeva a mezzanotte il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione nel comune di Pescara. Il mancato accordo tra maggioranza e opposizione tiene bloccate le casse comunali e scatta il rimbalzo di responsabilità tra le parti. Francesca Romana Testi. Uno spirito di bassa bottega politica, assenza di senso di responsabilità nei confronti della città. Dure le parole del sindaco di Pescara Marco Alessandrini, che a poche ore dalla conclusione del Consiglio Comunale di ieri commenta la disfatta relativa all'approvazione del bilancio di previsione. Ritardo costato una perdita di 5 milioni di euro, già disponibili nelle casse del comune ma non utilizzabili a causa della mancata approvazione. La finanziaria ultima prevede premialità per le amministrazioni virtuose. Le amministrazioni virtuose sono quelle che approvano il bilancio entro il 31 gennaio.
Questo significa sostanzialmente aumentare la capacità di spesa legandola alla cassa. È difficile, però significa che noi, che non siamo in anticipazione di tesoreria, avremmo potuto immediatamente impiegare queste risorse per procedere alla manutenzione della città. In cassa al comune non c'era niente, c'era un anticipo di tesoreria di 24,5 milioni. Noi abbiamo la cassa ampiamente attiva ed eravamo, così come siamo, nelle condizioni di poter trasformare questi spazi finanziari in aumento della capacità di spesa. Tutto questo è gravissimo, credo, e quindi siamo qui a denunciarlo affinché ciascuno possa farsi un'idea di quello che succede all'interno del Consiglio Comunale. A rispondere sono i rappresentanti del centrodestra che spiegano passo passo ogni motivazione alla radice della mancata approvazione. Da un lato accusano la maggioranza di essere stata vittima della lista Teodoro, che ha presentato ben 1700 emendamenti, e dall'altra di Sinistra Italiana, che ha perorato la causa del mercatino etnico, opera che costerà ai pescaresi 250.000 euro, che secondo il centrodestra sarebbero dovuti essere spesi per le criticità del territorio alla luce dei danni portati dal maltempo. Sono stati ostaggio della lista Teodoro fino a circa 4 ore alla scadenza della mezzanotte, quindi nessuna colpa si può addossare al centrodestra. Tutti gli interventi che col bilancio dovevano essere effettuati e col piano triennale dovevano andare a colpire ciò che riguardava la manutenzione, soprattutto delle scuole, la viabilità, e abbiamo cercato anche di puntare il dito su alcune opere che a nostro giudizio in questo momento possono essere messe da parte proprio per affrontare un problema emergenziale. Siamo stati colpiti negli ultimi 10 anni da importanti eventi atmosferici, e questo richiedeva, a nostro giudizio, un impegno straordinario che si poteva centrare con il bilancio, rimandando alla prossima annualità, quindi semplicemente di un anno, altre opere che potevano essere tranquillamente affrontate in un secondo momento. 12 associazioni di tutela di consumatori hanno presentato unitamente un ricorso al TAR di L'Aquila per ottenere l'annullamento della deliberazione del contratto di servizio sottoscritto tra Regione Abruzzo e Trenitalia. Il motivo? La mancata presenza delle associazioni al tavolo tra le parti. Associazioni abruzzesi a tutela dei consumatori tutte unite contro il contratto di servizio stipulato tra Regione Abruzzo e Trenitalia. Un accordo senza coinvolgimento dei diretti interessati, i pendolari. ACU, ARCO, ADOC, Codici, Codacons, Confconsumatori, Contribuenti Italiani, Guardia Civica, Adiconsum, Movimento Difesa del Cittadino e Cittadinanza Attiva. Queste le associazioni in campo contro modifiche delle percorrenze, dei tempi, il rincaro dei biglietti. Tutti i motivi per i quali è stato presentato un ricorso al TAR. Contestiamo la violazione della legge sui contratti di servizio, una legge del 2008, che prevede che quando si stipula un contratto di servizio si debbano coinvolgere le associazioni dei consumatori per individuare gli standard di qualità di questi contratti di servizio e per controllare questi standard di qualità in modo che vengano rispettati. Se così fosse stato, questi inconvenienti sugli orari non ci sarebbero stati e noi potremmo discutere, come diceva lei, a un tavolo tutte le questioni che riguardano il servizio e anche quali sono i livelli di qualità, di sicurezza, i tempi, eccetera. La Regione ha deciso di non coinvolgerci e noi abbiamo deciso di fare ricorso al TAR per annullare il contratto di servizio. Intanto qui il servizio dei treni è complessivamente in Abruzzo è sottovalutato, non so se per fare un favore ai servizio su gomma o no, sa di fatto che potrebbe essere razionalizzato e potrebbe funzionare molto meglio. Poi ci sono i problemi appunto di orari, hanno deciso che i treni debbano fermarsi a Pescara e la gente debba cambiare treno in molti casi. Insomma, sono scelte che non si sa se sono dettate da una strategia precisa o da una sciatteria o da una non conoscenza dei problemi. CGIL, CISL, UIL, sigle sindacali e operatori della telefonia hanno manifestato oggi davanti alla prefettura di Pescara per chiedere l'intervento del governo sul mancato rinnovo dei contratti del comparto, che ogni anno costano una perdita salariale di 2.000 euro a dipendente. Nessun rinnovo dei contratti da anni e nel frattempo demansionamento, riduzione salariale e anche delle ferie. I lavoratori della telefonia protestano in nome di una perdita netta di 2.000 euro l'anno. Ci siamo visti più volte respinti al mittente le nostre richieste di mediazione.
Questo è un contratto, diciamo così, che quindi richiede assolutamente un intervento da parte, insomma, non soltanto di Confindustria, ma anche della politica in generale. Noi non a caso ci troviamo qui sotto dal prefetto perché abbiamo dei problemi seri. Qui abbiamo un contratto che, dove noi chiediamo non soltanto un rinnovo salariale, ma anche una nuova regolamentazione di un settore che veramente sta mostrando pesanti segni di crisi. Mettere mano alle delocalizzazioni selvagge che stiamo registrando all'interno di questo settore, ma anche a quello che è il tema cardine legato appunto agli appalti che avvengono sempre con la logica del massimo ribasso e non fanno altro che determinare una concorrenza praticamente fra i lavoratori che si scarica completamente sui salari e sui loro diritti. Si può quantificare quanto sia stata la perdita salariale in questi anni? C'è una perdita di salario consistente che gira intorno ai 2.000-2.500 euro l'anno, la riduzione delle ferie, ma le cose più sconvolgenti sono quelle che Astel vuole mettere in campo, il recepimento di tutte quante le normative presenti nel Job Act, demansionamenti addirittura fino a due livelli, licenziamenti facili, trasferimenti anche nella sede più limitrofa alla nostra e soprattutto il controllo a distanza che preclude appunto una mancanza di garanzie per l'attività lavorativa. Non c'è più una classe manageriale che investe sulla formazione, non c'è più una classe manageriale che investe sull'evoluzione della propria azienda, ma c'è semplicemente una classe manageriale che tende ad abbassare i costi solamente mettendo le mani in tasca ai lavoratori. Passiamo alla pagina sportiva, si è chiuso senza sussulti il mercato del Pescara, ufficializzata la cessione di Verre alla Sampdoria dal prossimo luglio. Intanto questa sera alle 20.45 si giocherà il recupero dell'ultima giornata di andata contro la Fiorentina. Andrea Costantini. Si chiude senza squilli il mercato di gennaio del Pescara. Le ultime ore sono state utili per ufficializzare un'operazione già definita nelle ore precedenti con il passaggio definitivo di Valerio Verre alla Sampdoria per 4 milioni più bonus che garantiranno al Delfino una plusvalenza dopo lo sforzo economico fatto l'estate scorsa per riscattare il centrocampista romano dall'Udinese. Verre tuttavia resterà in biancazzurro fino a giugno. Per il resto l'ultima giornata ha visto il susseguirsi del solito vortice di voci che hanno interessato Muric, accostato alla Ternana, e Vitturini con un testa a testa Ternana-Entella, ma il giovane difensore, come aveva anticipato al TG6 lunedì scorso, non si è mosso da Pescara. Idem l'attaccante croato di proprietà dell'Ajax. Così come non si sono mossi Gionber e soprattutto Caprari, che stava cedendo alle lusinghe dell'Atalanta, suscitando la stizza del tecnico Oddo. Mercato che comunque ha visto il Pescara attivissimo nel corso del mese, con gli arrivi di Gilardino e Cerri in attacco, Castanos, Muntari e Kubas in mediana, Stendardo e Bovo in difesa e le partenze di Aquilani, Cristante, Manai, Pettinari e Zuparic, i Primavera, Francesco Forte e Mele e Luca Forte, rigirato in prestito dopo essere rientrato dal Teramo. Mercato che non ancora esplica i suoi effetti, visti i problemi di varia natura incontrati dai vari Gilardino, Muntari e Bovo. Intanto è subito tempo di calcio giocato, visto che questa sera, agli ordini di Carmine Russo della sezione di Nola, il Pescara giocherà il recupero dell'ultima giornata di andata, l'Adriatico Cornacchia con la Fiorentina. Non è una novità l'emergenza che deve fronteggiare Massimo Oddo, che ieri non ha convocato Coda e Crescenzi alle prese con l'influenza. In queste ore saranno rivalutati. Mancando anche Bovo, Campagnaro e Vittorini, le scelte al momento sono obbligate, con Zampano, Stendardo, Gionber e Biraghi davanti a Bizzarri. Tra i convocati anche Brugman, ma Oddo ripartirà da Bruno in regia, affiancato da Verre e Memusciai. Ancora assente Gilardino, toccherà a Baybeck guidare l'attacco con lo sostegno di due tra Caprari, Benalì e Castanos. Di fronte alla Fiorentina anche lei in forte emergenza, squalificati Astori e Bernardeschi, infortunati Gonzalo Rodriguez, il bomber Kalinic e il portiere Tatarusanu. Tra i pali il neoarrivo Sportiello, il gioiellino Chiesa, Borca Valero e Ilicic a sostegno dell'unica punta Babacar. E alla vigilia di Pescara-Fiorentina duro comunicato dei Pescara Rangers che leggiamo in alcuni passaggi. Era difficile fare peggio di 4 anni fa, noi ci siamo riusciti, le colpe sappiamo benissimo di chi sono ed è semplice attribuirle. Una società incapace di essere tale, giocatori mercenari inadeguati, un direttore sportivo inesistente che conosce 2 giocatori retrocessi in Lega Pro con il suo Lanciano, un allenatore arrogante, snervante, degno figliolo
l'approccio del suo presidente, se si può chiamare tale, presuntuoso e incapace pure di mettere in discussione un allenatore che in 22 partite non ha mai vinto. Eppure non avevamo preteso né chiesto la salvezza, avevamo semplicemente chiesto di giocarcela. E poi ancora in un altro passaggio, un consiglio spassionato, la nostra maglia ha più di 80 anni di storia, basta umiliazioni così, da qui alla fine non indossatela più, fateli andare in campo con quella gialla perché non lo merita. Non vi ha fatto niente di male e soprattutto non sono i giocatori e non siete voi degni di rappresentarla. E quella del Pescara è una bella proposta di calcio, ma dobbiamo sfruttare le evidenti lacune difensive. Così si è espresso l'allenatore della Fiorentina Paolo Sosa nel presentare la partita di questa sera. Ascoltiamolo. No, i rischi sono sempre quando non vinci sei criticato, cioè questi sono i rischi, principalmente quando loro non riescono a prendere nessun risultato positivo. Credendo io che la prima parte della stagione l'ha fatto benissimo, mi piaceva tanto la proposta di calcio del mio collega, hanno avuto diversi problemi difensivi di superare, cioè, quella complessità. Comunque hanno sempre creato una buona qualità di gioco, e è quella che anche in queste ultime partite l'ha presentato, ma comunque senza avere successo di pratico, di vittorie. E dobbiamo essere una squadra molto forte difensivamente in tutto che è la nostra organizzazione difensiva, perché è una squadra che ci va a creare sicuramente difficoltà quando hanno la palla, perché giocano bene. Gli sfruttare al massimo tutte le difficoltà della loro organizzazione difensiva, che hanno, per questo spingere, creare, perché siamo una squadra molto propositiva, una squadra che crea, stiamo migliorando, tante volte non è sufficiente, perché dobbiamo essere molto di più realizzativa di quello che noi siamo, di quello che noi costruiamo, e è quello che stiamo cercando di lavorare. Qualche partite, come è stato per esempio quella del Chievo, è stata un'effettività tremenda, cioè abbiamo creato di meno e abbiamo realizzato bene nei momenti giusti. Altre volte no, cioè cerchiamo di essere sempre, principalmente quando crei le opportunità, devi essere molto realizzativo, perché abbiamo qualità per farlo. In Lega Pro, nell'ultima giornata di mercato, il Teramo ha ufficializzato due acquisti, l'attaccante Lorenzo Tempesti dal Tutto Cuoio e l'esperto portiere Antonio Narciso dal Gubbio. In uscita il difensore Capitanio, tornato al Sant'Arcangelo, il centrocampista Steffè, ceduto al Siena. Risoluzione consensuale con il difensore Manganelli. A mercato chiuso ieri sera, il patron del Teramo Luciano Campitelli, nel corso della trasmissione Pro Teramo, ha tracciato un bilancio della sessione invernale annunciando l'arrivo in prova nei prossimi giorni di un attaccante svedese. Ascoltiamo. Io credo che per quello che da gennaio, nella campagna acquisti e riparazioni di gennaio, credo che noi sicuramente abbiamo fatto il massimo per cercare di prendere ancora qualcosa di meglio. Ma il mercato, purtroppo, se andiamo a vedere quello che proponeva e quello che abbiamo preso noi, a prescindere dalle benedette punte, io credo che noi abbiamo fatto un mercato da 9. Secondo voi, conoscendo me, pensavate o pensate che io non avrei fatto un colpo a qualsiasi cifra? Sì. Penso che sapevate. Proprio per quello, Presidente, che noi ci aspettavamo un altro giocatore fatto. Più non che Tempesti. Sul mercato, assolutamente non c'era, né oggi e né all'inizio di questo mercato. Da dopodomani verrà un giocatore straniero, perché io fino alla fine cercherò un attaccante? Sì, non diciamo niente, ma dalle referenze da dove dovrebbe... Presidente, da dove arriva? Ma lo vedrete. Qual è la nazionalità di questo attaccante? Ma la nazionalità di questo attaccante penso sia svedese. Questa Narciso scelta. perché l'altro non l'ho visto né psicologicamente
né quello che ha fatto domenica. Non l'ho visto nella normalità, non fisica, ma di altre situazioni. Quindi è un portiere che ha parato fino a poco. Quindi vi siete cautelati, Presidente? Io penso che lui questo cambio dalla B alla C lo abbia, secondo me, psicologicamente non gli abbia dato quella stabilità, okay. E quindi io che mi devo salvare ho bisogno di un portiere come quello che ho preso, perché mi deve dare più grinta, difesa, più garra. Mi deve dare qualche cosa di diverso. In Serie D si stanno giocando due recuperi di campionato per partite non giocate a causa del maltempo e del sisma. L'Aquila, il big match tra la formazione abruzzese e il Rieti, mentre ad Avezzano i marsicani affrontano il San Sepolcro. In diretta telefonica per noi c'è Jacopo Forcella. Jacopo, a te la linea. Buon pomeriggio Lisa, buon pomeriggio a tutti i telespettatori del nostro TG6. Hai detto bene, recupero della prima giornata di ritorno del campionato di Serie D Girone G in campo da 3 minuti a Avezzano e Vivi Altotevere San Sepolcro. Andiamo subito a leggervi le formazioni che sono scese sul terreno di gioco, partendo ovviamente con gli ospiti di Marco Schenardi, che schierano Rossi tra i pali, Piccinelli e Mattia, Massai, Cangi e Terzini, De Santis, Innocenti, Mortaro, Gorini e Mencagli. In panchina David, Fabianelli, Adriani, Fabri, Costanzo, Giorni, Bers, Bortolussi e Giovacchini. Risponde la formazione biancoverde marsicana di Pino Tortora con il solito 4-3-3, Lewandowski tra i pali, linea difensiva con Assisi a destra, Leto a sinistra, difensori centrali Menna e Tabacco, a centrocampo Sassarini e il playmaker, le mezze ali sono Di Paolo a destra e Persi a sinistra, attacco con Santi Rocco, punta centrale, ai suoi lati Bittaglie sull'out destro e Padovani su quello sinistro, in panchina Di Girolamo, Tariuk, Beisana, Lombardo, Lopinto, Deramo, Marolda, Pollino e Serrago. Allenatore ovviamente è Pino Tortora. Arbitro dell'incontro Domenico Di Girolamo della sezione di Avellino, assistenti Emanuele Caputo ed Emanuele Bocca, entrambi della sezione di Caserta. L'Avezzano è a quota 29 punti in classifica dopo la sconfitta di domenica scorsa, e occhio perché il Vivi Altotevere San Sepolcro è a quota 31, vincendo la formazione di casa potrebbe scavalcare proprio i rivali odierni. 4 minuti e 20 secondi al De Marsi di Avezzano, Avezzano 0, Vivi Altotevere San Sepolcro 0. A voi studio. Bene, grazie Jacopo, buon lavoro, ed è tutto per questa prima edizione del TG6. L'appuntamento con l'informazione, ricordo, torna puntuale alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.